Eccoci qua, buon venerdì 7 luglio, ultimo appuntamento della settimana con Terzo Tempo News. Benvenuto, ben ritrovato Bartolo. Grazie Vito, ben ritrovati soprattutto gli amici di Bisceglieviva. Si chiude una settimana, ma in realtà si chiude per noi questa settimana di calciomercato e di mercato anche nel basket, oltre che nel calcio a 5, una settimana in cui ci si è cominciati un po' a muovere. Nelle varie categorie ci saranno anche, parleremo anche di alcuni movimenti in campionati in cui non sono in lizza formazioni bicegliesi, penso alla Serie D, parleremo anche un po' dell'eccellenza, ma dobbiamo partire con il punto sulla situazione per il Bisceglie Calcio, un Bisceglie Bartolo che prende forma con l'arrivo che abbiamo commentato già ieri di Mirko Mirko Guadalupi, Guadalupi. bentornato a Mirko. È chiaro, sembra chiara l'intenzione della società di costruire un organico forte a centrocampo con elementi di qualità. Assolutamente sì, Guadalupi dà tantissima esperienza a quella che in mediana dava D'Aiello all'inizio e successivamente poi ha dato Cerone sulla tre quarti, quindi diciamo che è un elemento, a mio modesto parere, idoneo per lo scacchiere di Zavettieri. Dobbiamo vedere un po' come si può mettere alla prova in una Serie C decisamente molto più impegnativa rispetto a quella che aveva lasciato per andare in prestito a Gravina di Puglia. Il Bisceglie si sta movimentando ancora, lavora sotto traccia per questo esterno di centrocampo classe 97, la Jus Diallo, il cui cartellino di proprietà dell'Avellino, ma ha giocato l'ultima stagione con la Casertana, quindi Ha può, giocato soltanto quattro partite, questa cosa a me non convince molto. Tra diciamo, può l'altro, stringere l'intesa con, poteva stringere l'intesa con Diop, insomma. abbiamo detto anche dell'interessamento della regina per questo calciatore, ma i sogni dei sostenitori nerazzurri sono tutti proiettati, rivolti a quello che potrebbe essere il colpo nel reparto avanzato. Stanno emergendo fuori tutta una serie di nomi anche di un certo spessore, insomma, era trapelata persino la possibilità di una trattativa addirittura con Mirko Vucinic, anche se io penso che se dovesse mai giocare in Serie C lo farebbe soltanto a Lo farebbe Lecce. per questioni d'amore solo con il Lecce. Io fra i tanti attaccanti avrei puntato effettivamente su Arcidiacono, che anche in una stagione fallimentare come quella di 2 anni or sono, Martina Franca ha saputo dire la propria e anche nell'Arezzo ha giocato positivamente. Però purtroppo Arcidiacono è stato acquisito dalla Sicula Leonzio in giornata ed è Bel purtroppo colpaccio, un bel colpo colpaccio. sfumato per la truppa nerazzurra. Servirebbe un attaccante che comunque conosca la categoria, che sia concreto, che possa dare veramente un bottino di 15 gol singoli, perché ovviamente ci può essere anche una corretta distribuzione delle reti, così come il Bisceglie l'ha avuta nel corso della scorsa annata in Serie D, 21 gol di Montalli, 17 di Lattanzio e poi via discorrendo, pensiamo ai 9 di Partipilo, eccetera, eccetera, eccetera. Però la Serie C è diversa, servirebbe il bomber che faccia effettivamente la differenza. Nell'ultima puntata che ho presentato con Cristina Scaraciullo avevo azzardato l'ipotesi di Adaressa, l'avevamo già ripreso in discorsi Un precedenti, discorso quando è aperto, un alcuni, discorso è un aperto, discorso aperto chiaramente. e ripeto ancora, non lo diamo come sicuro così come hanno fatto altri nostri Tante tante colleghi anni fa, anzitempo. tante tante anni fa. L'idea folle, ma neanche tanto folle, l'idea stuzzicante per il Bisceglie è Strambelli, diciamolo chiaramente, un calciatore che potrebbe fare al caso del team nerazzurro per le sue qualità, per la sua esperienza. Prende forma comunque una squadra che ha tutta una serie di centrocampisti in grado di far gol. In grado di Assolutamente far gol, sì. Guadalupi, pensiamo a Montinaro e Risolo che comunque assieme credo abbiano sommato 10 reti nella scorsa stagione. In difesa, il Bisceglie con la conferma di Ferdinando Raucci ha sicuramente
fatto un bel passo in avanti, perché in questo momento tu hai una squadra con due esterni, Raucci e Delvino, che garantiscono tutta una serie di situazioni tattiche, e per non prenderle e per darle, visto che conosciamo la capacità, la qualità sia di Ferdinando Raucci che di Fabio Delvino, mettere palla al centro. È chiaro che se metti la palla al centro bisogna far trovare qualcuno che sia abile nel gioco aereo, che abbia comunque quelle caratteristiche tali da poter far fruttare il lavoro della squadra. E proprio per questo stavo cercando proprio qua sulle nostre app, sui notiziari che solitamente consultiamo, che è proprio il corretto allestimento di un organico con la dovuta ripartizione tra 14 over con una deroga di 2 calciatori se sono presenti nel corso di 3 stagioni e i successivi under, può portare a dei notevoli ricavi. È stato depositato questo mini decreto questo regolamento, che è composto di 4 articoli necessari per il minutaggio dei giovani, qui essenziale comunque la riconferma dei vari Raucci, che come sappiamo ha fatto un biennale qui a Biceglie, lo stesso Risolo, Montinaro, e dobbiamo ovviamente vedere quanto ricavo possono dare, soprattutto in base alle giornate che frequentano, ai minuti a disposizione, e ricordarsi soprattutto dei vari termini specifici per il deposito delle liste, perché se vengono tardivamente depositate c'è un'ammenda di 2000 euro, c'è la sola eccezione di deposito tardivo in caso di acquisti a parametro zero, quindi di svincolati. Oppure di calciatori che sono stati esclusi, messi fuori rosa precedentemente e poi reintegrati. Davvero una serie C che diventa forse più complicata in termini strutturali, e la dirigenza del Biceglie deve svolgere un'oculata campagna acquisti, in modo particolare sugli under, per poter guadagnare qualche cosa di più. Salutiamo Francesco Pozza che ci sta seguendo. Vi chiedo cosa ne pensate dell'eventualità di Nicola Strambelli al Biceglie. Fa parte, forse Strambelli è uno dei pochissimi fantasisti delle nostre parti, o comunque uno dei pochissimi giocatori di quella fascia d'età di ragazzi usciti dal settore giovanile del Bari che non ha mai fatto parte dell'organico nerazzurro. Penso per esempio, al di là dei ruoli, comunque a Biceglie ha giocato Zotti, ha giocato Moscelli, ha giocato Ingrosso. Di quella è partitino, precisiamo che scuola Bari, che è molto più piccolo però d'età, diciamo di quegli ultra trentenni che hanno vestito la maglia nerazzurra, manca all'appello in effetti Strambelli. Non si è mai concretizzata la possibilità di vederlo in campo col Biceglie. Sarebbe un'ipotesi affascinante. È vero, è l'unico che manca all'appello, assolutamente sì. È un'ipotesi suggestiva perché darebbe quantità e qualità, è un attaccante che è in grado anche di arretrare il proprio baricentro e ha davvero dei piedi buonissimi. Poi negli ultimi tempi con la maglia della Fidelisandria ha fatto veramente delle grandi cose. Io prenderei onestamente tutto il pacchetto, ricordandomi la Fidelisandria è nata da Luca D'Angelo, anche Francesco Grandolfo, che comunque ha appena 24-25 anni. Però io mi ricordo la sua famosa tripletta nell'ultima gara del Bari in Serie A, in quel dall'ala di Bologna, fu veramente un bellissimo biglietto da visita. Strambelli e Grandolfo fecero davvero bene ad Andria, e l'habitat pugliese può davvero giovare ad una coppia come quella. Chissà se il presidente Canonico, con tutta la stanza dei bettoni, facesse un pensierino, ne saremmo davvero contenti. Francesco ci chiede qualche informazione sulla campagna abbonamenti del Biceglie. Al momento non è stato comunicato nulla. Sappiamo che comunque le società bicegliesi sono tutte al lavoro per predisporre le rispettive campagne abbonamenti. Naturalmente ci riferiamo alle 3 società che hanno l'ingresso a pagamento nei propri impianti, ovvero Biceglie Calcio, Lions Basket e Futsal Biceglie. L'auspicio è che si possa inserire anche l'Unione Calcio tra le società che hanno l'ingresso a pagamento, in quanto poi partecipanti
ai campionati, giocando finalmente le partite interne a Bisceglie, perché l'Unione Calcio aveva l'ingresso a pagamento ma non poteva fare una campagna abbonamenti non essendo chiaro il campo, il discorso campo. Quindi ci saranno sicuramente delle notizie, ma le notizie più importanti in questa fase, in questi giorni, in queste ore del calciomercato, in questo weekend che non sarà per niente tranquillo, lo immaginiamo, ci sarà una raffica di annunci e ufficializzazioni. Naturalmente il Bisceglie non starà a guardare, l'impressione è che potrà arrivare un annuncio importante entro le prossime ore. Si parlava per la porta di Baiocco, ma un'altra ipotesi che tiene banco è quella dell'ex Matera Bifulco, che tra l'altro avevo nominato l'altro ieri come esempio di estremo difensore in grado comunque di traghettare bene una squadra dalla Serie D alla Serie C. Tu che impressione ti sei fatto su Bifulco? Un ottimo portiere, bisognerà ovviamente vedere se, vista la questione a Matera e quella relativa all'allenatore, quale sarà la decisione dello stesso tecnico, che ha già incassato la fiducia del portiere. Hanno veramente un buon rapporto, ovviamente altalenante in base alla stagione della formazione dei Sassi, quindi se la presenza di Auteri risulterà costante è difficile che parta, mentre nel caso in cui venga data la conferma all'ex tecnico del Gallipoli del Latina, allora si dovrà magari virare da qualche parte. Io avevo pensato magari a Mattia Grandi, che è scuola cesena e ha fatto bene a Bassano del Grappa, è un ottimo e valido portiere. Anziché virare sul girone C, io punterei soprattutto sul girone A. Certo, c'è un minor tasso di probabilità nell'arrivo di questi giocatori, però la sortita bisogna farla, perché veramente escono degli elementi molto molto validi. La conferma di Auteri a Matera, che adesso pare essere ufficiale, apre tutta una serie di considerazioni anche in merito ai rapporti tra Auteri e Columella, che non sono stati sicuramente idilliaci. E comunque una riflessione andrà fatta, perché comunque abbiamo avuto proprio questa settimana Roberto Chito, direttore di Tutto Matera, ospite di questo spazio, di questa trasmissione, e Matera è una piazza particolare con un presidente particolare e a questo punto con un allenatore che ha un bel caratterino. Ho denominato Columella lo Zamparini della Serie C, perché è molto fumantino, voglioso, anche se vince, poi Auteri l'ha tenuto non è un mangia allenatori come chiamiamolo il presidente del Palermo, anche se comunque ha posto la società Rosanero in vendita. Però Columella sa ovviamente il fatto suo e diciamo ha una fortissima ingerenza su tutto il club. Sergio Manopoli ci chiede se ci sono notizie su Andrea Petta. Io sono molto ottimista su Andrea Petta, mi sbilancio come mi sono sbilanciato su Raucci. Assolutamente sì, Petta è stato l'eroe della promozione, perché nelle ultime giornate ha fatto due gol importantissimi, lo zampino fondamentale soprattutto a Nocera inferiore. Ed ecco, faccio un piccolo excursus nei mesi precedenti, quindi parliamo di aprile e di maggio, quando ovviamente il Bisceglie era lì ad agganciare, a sorpassare la Nocerina, ad agganciare il Trastevere in vetta alla classifica. Io vedevo soprattutto i bambini che volevano la foto o l'autografo di Petta. Petta lo vedevano come un eroe, come il santone della situazione. Farebbe molto male non solo ai piccini ma anche ai tifosi grandi non vederlo con la casacca nera-azzurra. Ci sono già Gravina e Cerignola pronte ad acquisire il suo cartellino, perché vorrebbero puntare ad un campionato di vertice in quarta serie. Staremo a vedere, anche io sono ottimista e spero in una riconferma di Andrea Petta. Capitolo Fidelis Andria, Montemurro ha detto che si occuperà lui personalmente del mercato, quindi a questo punto non so a cosa, cioè se si occupa direttamente del mercato Montemurro, veramente è possibile che non arrivi alcun direttore sportivo. Naufraga l'ipotesi Vincenzo De Santis dopo, esatto, le dimissioni di Piero D'Oronzo.
particolare però la situazione della Fidelis Sandria. A cosa effettivamente servirebbe la Fidelis? Si era pensato anche a Nicola Moruso che aveva interrotto il suo accordo per la Virtus Francavilla. Certo, avere un presidente padrone non so quali benefici possa avere. Certo, la capacità di contrattare Tutti i da parte presidenti di. sono padroni a questo livello, eh. Certo, il presidente che si dà da fare in prima persona è un po' sui generis, poi parleremo di un altro tipo di presidente perché ci sono delle novità sulla Serie D. La Fidelis Sandria intanto ha ingaggiato Celli, quindi ha fatto un altro passetto in avanti. Pendente la Quello. trattativa su Musacci, Sì. perché Musacci ha delle difficoltà, oltre alla Fidelis Sandria per il messinese, c'è anche l'interesse della Lucchese. Molte squadre del girone C non hanno ancora l'allenatore. Ebbene sì, Sekeludo, eh. c'è questa grande difficoltà, fra una settimana, grosso modo. Diamo magari 10 giorni, tutte le squadre saranno in ritiro. E se non c'è il tecnico, come La si Juve potrà Stabia non ha ancora andare avanti? deciso, ne parlavamo oltre una settimana fa con Gioacchino Roberto Di Maio di Stabia Channel. La Juve Stabia non ha ancora deciso se sarà Fabio Caserta in panchina. In Matera si è deciso Si poco vocifera fa. anche Pasquale Lo Giudice, Sì. ex Il Gelbison Siracusa ha e ex Juventus. scelto l'altro ieri, credo. Insomma, Sì, non è è Paolo molto Bianco. definita. Non è molto definita la situazione. Non è molto definita la situazione di Akragas e Messina, che rischiano seriamente, soprattutto l'Akragas, di essere L'Akragas escluse dalla non riesce formazione a escluse dal farcela salvabile la campionato. questione del Messina. Messina potrebbe salvarsi. C'è mercato da parte del Monopoli che ha fatto un colpo, tra l'altro a noi noto. Assolutamente sì, importante. Innesto del Monopoli, staremo a vedere comunque come la formazione biancoverde Lanzolla, giusto? Nicola possa, esatto, Lanzolla. Nicola Lanzolla, come possa allestire il centrocampo. È arrivato anche il giovanissimo Alessandro Perri per quanto riguarda il Monopoli, e ci sono intense trattative con Zane e Mattinata direttamente dalla Serie D. Molte prime donne che sono poco disponibili ad arrugginire in tribuna, insomma. Lanzola sicuramente dovrebbe partire con i galloni da titolare, farà un bel effetto rivederlo a Biceglie. Biceglie che prosegue la trattativa col francese, col centrale difensivo, anzi col terzino francese Maxime Maxime Giron, Giron. proprietà del cartellino e dell'Avellino, giocato con Juve Stabia Reggiana nella scorsa stagione, ha cominciato a Reggio Emilia, poi ha finito a Castellammare, sempre in piedi la questione Ciro Foggia, ex Melfi, però se arriva Foggia non viene via d'Aresta, credo, perché comunque sono due giocatori che occupano praticamente lo Se stesso dobbiamo ruolo. prendere un giovane di quarta serie, basta Gabrielloni. Non punterei più su nessun altro, andrei direttamente con un attaccante, un bomber di categoria. Bomber di categoria, quindi non credi che Ciro Foggia lo sia, anche se ha fatto 13 gol, per il fatto che ha giocato in una squadra che è retrocessa la passata stagione. Sì, però forse vedrei Foggia come un giocatore altalenante, quindi ti può fare exploit in una stagione e magari non consolida le sue prestazioni. A questo punto, se avessimo dovuto prendere Ciro Foggia, avrebbero i dirigenti nerazzurro dovuto escludere Gabrielloni, ma la trattativa con l'ex Taranto e Cavese era già ben avviata. Passiamo ad altre discipline, questa puntata sarà un pochettino più corta, poi torneremo a parlare di calcio perché ci sono molte novità per quanto riguarda il mercato del basket, abbiamo quasi chiara la composizione dei gironi, mi sono preso, diciamo, la briga di fare qualcuno mi ha commentato, diciamo, mi ha chiesto se avevo formulato io la composizione del girone D di No, Imperio, è stato decidendo. un azzardo comunque. No, in realtà l'azzardo lo spieghiamo. La questione dei gironi di Serie D riguardava la presenza di una somma di 17 squadre tra formazioni di Marche, Puglia, Abruzzo, Molise e E Basilicata. Basilicata.
cosa è successo? L'esclusione di Chieti dal campionato ha lasciato un posto libero, ragione per cui diciamo che dovremmo essere a cavallo per quanto riguarda questo torneo. Tra l'altro le Marche hanno una squadra in più, che è Senigallia, che è la formazione più a nord delle Marche, quindi dovrebbe essere dirottata nel girone B, come Rimini e Perugia, che l'anno scorso, lo ricordiamo, erano nell'aggruppamento dei Lions. Vogliamo ricordare insieme il girone D? Ovviamente potete anche leggere. Sì, allora spiego meglio. Oggi sono scaduti i termini per l'iscrizione al campionato di Serie B. La situazione ha subito comunque degli sconvolgimenti. Agropoli ha rinunciato alla Serie B, quindi non avremo più il confronto con Agropoli, formazione retrocessa dalla A2. Ben due delle tre formazioni retrocesse dalla Serie A2 alla Serie B non hanno proseguito in Serie B. Questo è un brutto segnale. Vuol dire che il dispendio in Serie A2 vuol dire che la 2 costa, notevole, e non regge. La 2 la devi saper reggere anche sotto il profilo psicologico e come compattezza e solidità societaria. Agropoli ripartirà dalla Serie C Silver. Chieti ha chiuso i battenti. Problemi economici, si era affacciato un imprenditore, Gabriele Marchesani, che aveva espresso il desiderio di comprare un titolo di Serie B, è rimasto col cerino in mano perché il titolo di Serie B non l'ha trovato, perché non c'erano titoli in vendita. L'unica possibilità poteva essere Venafro, ma Venafro poi ha voluto rilanciare, ha fatto la squadra, sta facendo la squadra. Hanno rinunciato anche, qui a sorpresa, Cefalù che è con grandissima piazza, di grandissima tradizione in Sicilia, piazza che era tornata nella scorsa stagione in Serie B, aveva vinto il campionato 2 anni fa, aveva vinto il campionato di Serie C Silver in Sicilia e poi gli spareggi promozione interregionali, hanno fatto un'annata e poi nulla più, e quindi chiude i battenti Cefalù. Jesolo, che ha vinto la Serie C Gold in Veneto, ha rinunciato, motivo per cui subentrano Sestu, la squadra sarda, Isernia, che era nel nostro girone, tornerà esatto. Nel nostro girone, la Visnova Roma, che è un'altra formazione retrocessa, e Pavia che era la prima delle formazioni di C2 praticamente, perché è stata sconfitta nella finale promozione della Serie C Gold della Lombardia. La prima delle formazioni escluse è una pugliese, ovvero il Cusionico Taranto, che purtroppo dovrà ricominciare dalla Serie C in Puglia. Peccato per il Taranto, facciamo una piazza importante. In bocca al lupo alla piazza ionica, la Puglia sarebbe stata leader insieme all'Abruzzo per quanto concerne sì. Il quantitativo delle squadre, dovrebbero essere 4 le pugliesi, ovvero oltre ai nostri Lions, San Severo, Nardò e Cerignola. Tanto mercato, io voglio sottolineare alcuni colpi che non sono apparsi nell'articolo lungo che ho riservato, ma riguardano comunque i Lions. Una scelta di cuore, quella di Mauro Torresi, l'ex capitano nerazzurro, giocherà a Monopoli in Serie C. E quindi è veramente una scelta di cuore la sua, nella città in cui vive con Simonetta, con la sua compagna, da diverso tempo. Mentre per quanto riguarda un altro giocatore ex Lions, Riccardo Totò Giancaspro ha ceduto alle lusinghe della Pallacanestro Molfetta e quindi giocherà in Serie D con la formazione molfettese insieme ad Andrea Maggi e al bicegliese Piero Leoncavallo. Quindi campionato di Serie D che diventa veramente molto interessante, e anche la Serie C lo sarà. Il basket pugliese si sta riorganizzando, fortunatamente quel vuoto che si era avvertito negli ultimi anni dietro il terzetto Brindisi, Biceglie e San Severo potrebbe essere colmato. Vedremo come si comporteranno sicuramente Cerignola e Nardò in questo girone D, che comunque promette veramente di essere tra i più spettacolari e intensi degli ultimi anni, anche se non c'è più Montegranaro, e questo sicuramente non ci dispiace perché c'è un'avversaria importantissima in meno, che tra l'altro sta allestendo una bella squadra per la Serie A2 che disputerà a
Porto San Giorgio. Voglio, a proposito di mercato, voglio tirare fuori questo piccolo aneddoto che avevo con Cristina nella puntata del 4 luglio. Non era stato ancora ufficializzato da parte dell'ufficio stampa tanto curato l'ingaggio di Manuel Diomede. Noi lo avevamo perché c'erano voci di mercato che lo conducevano a Pescara. Non è stato così, una gran bella soffiata. Tra l'altro io ho resistito a farvelo dire, nel senso che infatti l'avete detto in diretta e non ho battuto ciglio perché non potevo lasciarmi scappare quello che in realtà sapevo. Quello che era in realtà effettivamente è così, stato. Diciamo, gli uffici stampa devono essere delle tombe. Io per esempio so chi è il prossimo giocatore che andrà annunciato dai Lions, ma non lo dico assolutamente, neppure sotto tortura, perché giusto così fa parte del mio compito di addetto. E ovviamente invitiamo tutti a seguire le vicende dei Lions su Biceglie Viva, domani, dopodomani e sempre, perché troverete sempre delle grandissime novità. Ieri mi sono divertito, Bartolo, al torneo misto di calcio a 5, questa finale che si è svolta sul campo del parco Don Peppino di Budo. Sottolineo, un parco veramente messo bene, tenuto pulito, bisogna fare i complimenti ai gestori, all'Euroatletica di Mara Altamura. Torneo misto. E a Diana, sua sorella Diana che ha organizzato questo torneo vinto dal team Squarciolla, una squadra di Bari. Veramente è stato molto simpatico vedere all'opera, perché è bello, perché giocano insieme ragazzi e ragazze ed è veramente particolare, una bella manifestazione che va assolutamente sostenuta e speriamo che possa essere sempre più attrattiva, avere un numero maggiore di partecipanti, perché è veramente carino. E devo dire, soprattutto in una città come Biceglie, che assolutamente non esclude in maniera categorica le donne dallo sport e anche dal calcio. Assolutamente. L'abbiamo notato benissimo nelle ultime annate, sia con il futsal Biceglie femminile, che fino alla scorsa stagione ha fatto davvero una grande e bella figura, e con l'Arcadia, che quest'anno ripartirà da capo. Riparte dalla 2. La 2. Non sappiamo del futsal Biceglie femminile cosa sarà. Girano delle voci sul possibile disimpegno da parte del futsal Biceglie, o comunque di una possibilità che questa squadra possa essere trasferita altrove. Non lo sappiamo. Sappiamo che è difficile comunque mantenere sia il maschile che la femminile. Sì. È veramente difficile. Perciò vedremo quali saranno gli sviluppi della situazione. Certo, il futsal Biceglie si sta impegnando nel mercato della Serie A2 maschile, ha fatto una scelta importante con l'ingaggio di Leopoldo Capurso e sta facendo una bella squadra, perché Bavaresco, Taibi e Pedone De Cillis e Geffe sono comunque già il segno di un roster che vuole essere protagonista, anche se abbiamo detto proprio ieri di questo incredibile ingaggio del Maritima Augusta, neopromosso dalla B alla 2, di Diego Mancuso, uno che ha fatto il capocannoniere della Serie A e ha vinto lo scudetto con la Luparense. Fatta di tutte proporzioni, sarebbe come se Higuaín scendesse in Serie B. Vuole assolutamente puntare in alto l'Augusta, vuole ritornare dove effettivamente merita, perché è una gran signora società, tra l'altro gemellata con il calcio a 5. Quella è l'altra, però attenzione, questi sono i Maritima Augusta, un'altra società, non è l'altra. Non parliamo degli storici neroverdi, l'aveva detto anche Leopoldo Capurso tramite le dichiarazioni fatte in conferenza stampa e poi riportate dal nostro Giovanni Recchia. Ha veramente un grandissimo budget, si dice milionario addirittura, quindi può permettersi qualsiasi acquisto. Se lo possono assolutamente permettere. Passiamo alla Serie D, perché c'è una buona notizia per i nostri carissimi amici del Trastevere, che parteciperanno, come è nel loro diritto, alla Coppa Italia Team. Come avevamo previsto, insomma, come era chiaro dalle regole, la Coppa Italia ha 9 posti per la Serie D e infatti partecipano squadre non che hanno vinto il campionato di Serie D l'anno prima, ma quelle che sono arrivate seconde, rispetto alle vincitrici. Insomma, solo per questo motivo. Tra l'altro la Nocerina ha preso Morgia come allenatore, quindi ha fatto un bel colpo, secondo Massimo me. Morgia, che è stato già allenatore in precedenza della Nocerina, quindi c'è da registrare. Non so come reagiranno gli amici sportivi di Molfetta l'acquisizione del titolo del Madrepietra da parte di Mauro Lanza, che parlavamo di presidenti factotum, voglio dire, se c'è un Oscar da dare al presidente factotum, sicuramente Mauro Lanza è il numero uno.
Mauro Lanza che ha acquisito un titolo di Serie D, perciò a Molfetta giocherà una squadra di Serie D che porterà il nome di Sporting Fulgor Molfetta. Certo, essere promossi piazzandosi 18esimi su 20 e venendo eliminati poi ai playout, sono i paradossi ovviamente delle pratiche commerciali, delle pratiche Eh già, aziendali, è quale vero fusione, perché, incorporazione, perché scissione. questa Molfetta sportiva di Lanza era retrocessa in Era promozione. retrocessa, Faranno la Serie in D. promozione invece faranno la Serie D con il titolo sportivo acquisito dal Matrepietra. Il Matrepietra Daunia meritava comunque di avere una vita a sé, insomma. Avrebbe dovuto cercare magari un consolidamento maggiore delle proprie aspirazioni, perché era Ah, partita quindi tu sei contrario malissimo. alla fusione con Sansevero? Sì, ma non è per un sentimento avverso nei confronti dei molfettesi, anzi, non vedo l'ora assolutamente magari di rivedere la Molfetta Ma sportiva guarda, nelle categorie tranquillo, che competono. perché questa squadra non sarà seguita da nessuno, eh. Conoscendo l'atteggiamento dei tifosi molfettesi nei confronti di Mauro Lanza, questo Sporting Fulgor Molfetta avrà 30 spettatori a partita, quindi. Però farà la Serie D, però farà la Insomma sì, Serie D, incredibile ma vero. però questi sono i paradossi del calcio. Effettivamente diventa inaccettabile che una squadra che retrocede non è che viene punita con la retrocessione per demeriti sul campo, anche se effettivamente nessuno meriterebbe di retrocedere, però l'ultima in classifica, la penultima in classifica purtroppo dovrebbe esserci. Ma il paradosso completo è che non c'è mestizia per una retrocessione quanto una gioia per una fusione ed un salto di qualità. Veramente difficile Mi verrebbe da pensare comprendere. a squadre come Casarano, come Vieste, come il Barletta che non sta navigando effettivamente bene, e faccio un milione in bocca al lupo al sodalizio Eracleo, penso a tante altre squadre, penso allo stesso Unione Calcio Miceglia che si è piazzato non in classifica e che restano comunque in eccellenza a fare la quinta serie e a cercare di salire con i propri sforzi senza magari chiedere il supporto di altre società che magari vorrebbero aumentare le proprie aspirazioni in una categoria superiore. Di certo, se l'anno scorso, a questo punto, a luglio, qualcuno avesse detto ai molfettesi che l'Exprivia avrebbe fatto l'ultima stagione non nella Serie A di pallavolo, cioè proprio la pallavolo Molfetta sarebbe scomparsa dai Scomparsa. campionati nazionali o forse ripartiranno dalla Serie C, non si sa. Ma soprattutto che Mauro Lanza avrebbe avuto la forza di rilevare addirittura un titolo di Serie D. Per me sarebbe stato incredibile perché poi effettivamente uno qualche domanda se la fa perché ha dell'incredibile Non ci avrebbe creduto nessuno, quello che sta succedendo a Molfetta anche perché perché l'Exprivia pallavolo Molfetta, la vera denominazione sociale è quella. no, è pallavolo Molfetta La sempre. pallavolo Molfetta è il fiore all'occhiello della città. Ovviamente il volley non verrà assolutamente trascurato, neanche nelle categorie Ma regionali. vedremo, vedremo, ho i miei dubbi. Un'altra menzione sulla Serie D, un'altra notizia: domani parte ufficialmente la stagione del Taranto e proprio domani il Taranto compie ben 90 90 anni. anni. Quindi nella piazza principale della città ionica ci sarà la presentazione delle maglie, la presentazione del nuovo team con gli acquisti, il tecnico che sarà Francesco Cozza e l'avvio della campagna abbonamenti. Quindi tanti auguri al Taranto che ha avuto una stagione purtroppo massacrante l'anno scorso con l'ultimo posto in Serie C, con la fervida speranza di incontrarla magari fra 2 anni con una speranza di nostra riconferma nella terza divisione. Assolutamente, tanti auguri in particolare a Claudio Miale e Rocco E Rocco D'Aiello, D'Aiello. soprattutto perché hanno avuto modo di rivelarsi prima di tutto uomini, uomini veri, oltre che ottimi calciatori. Chiudiamo con il calcio, siamo proprio alla chiusura di quest'ultimo appuntamento di questa settimana con il tennis. Andrea Pellegrino non ce l'ha fatta a conquistare la finale del torneo in Austria, Telfs. Ha perso contro il padrone di casa Ampel con un doppio 6-3, ancora una volta fatale, qualche passaggio a vuoto col servizio per il talento bicegliese che è al 551
del mondo, credo riuscirà comunque a recuperare un po' di posizioni, a scalare un po' di posizioni, perché comunque ha fatto una semifinale in un ETF abbastanza quotato, un ETF di livello F1 con 15.000 dollari di montepremi, quindi credo che a livello di punti ATP qualcosina riuscirà a L'avrà risalire, sgranocchiata ed è riuscirà a andata, sì. sgranocchiare. Bisognerà vedere adesso quali saranno i prossimi impegni per Andrea Pellegrino, che è in una fase comunque della sua carriera molto delicata. Io credo che ci sia bisogno di stargli vicino e di sostenerlo. E soprattutto di seguire costantemente la propria condizione fisica, perché in una fascia d'età come quella di Andrea, anche il minimo affaticamento potrebbe essere fatale per le sue sorti, sia per quanto concerne le braccia fondamentali, bicipiti e polso, sia per quanto concerne la muscolatura delle articolazioni inferiori, quindi delle gambe. Ultimi appuntamenti, Flash, domenica campionato regionale, Libertas Fedi di Freccette presso La Campana a Bisceglie, e invece per quanto riguarda l'atletica leggera sono in corso a Orvieto i campionati italiani master su pista, ci sono degli atleti della Pedone Riccardi, naturalmente me ne daremo conto attraverso gli articoli in questi 2 giorni in cui non andremo in onda. Come sempre, nei weekend ci fermiamo e cerchiamo di essere. Per chi è interessato al meeting organizzato dalla Fedi per le freccette, molti mi hanno detto: ma dove si trova la campana? Dove si trova la campana? È molto semplicissimo, è la pizzeria che si trova a fianco al Memory, quindi non vi potete assolutamente sbagliare. Assolutamente, speriamo di vederci lì, speriamo che siate in tanti, speriamo che siate in tanti anche lunedì al prossimo appuntamento. Con Terzo Tempo News cominciano ad arrivare le notizie importanti del calciomercato. Il mio pronostico è che lunedì avremo di che parlare e del Bisceglie Calcio e dei Lions e del Futsal Bisceglie e anche dell'Unione. Aggiungo questo, anche dell'Unione ci sarà molto da parlare. Dalla prossima settimana, naturalmente, ci saranno ulteriori contenuti in diretta. Cercheremo di avere più di un ospite, cerchiamo di avere anche ospiti qui, diciamo, davanti alla macchina da presa, e cercheremo di regalarvi quel bel tabellone mercato, almeno per Bisceglie Calcio e Lions, che potrebbe essere comunque risolutivo anche dei nostri problemi di memoria. Ci proveremo assolutamente, noi siamo a vostra disposizione per tenervi aggiornati e informati su tutto. Buona serata a tutti e buon weekend. Voi restate comunque su Bisceglie Viva, continuate a seguirci, siete sempre tantissimi e ovviamente condividete questo nostro appuntamento che potete rivedere anche su YouTube da pochi minuti dopo il termine di ciascuna puntata. Ancora grazie e buona serata.